Grazie Presidente. La nostra città è il frutto di una storia e di una crescita continua, un sistema aperto che va guardato in tutta la sua complessità. La nostra città è unica al mondo, ha talmente tante risorse culturali che proprio per questo motivo spesso non riesce a prendersene cura e a valorizzarle. La nostra città è il centro storico di ineguagliabile bellezza, è il Colosseo, la Fontana di Trevi, Via dei Fori Imperiali, è la scalinata di Piazza di Spagna, è l'acquedotto romano, è la tomba di Nerone, è il parco archeologico di Centocelle, è il Gra Art. La nostra città è una periferia giovane, vitale, che può autorigenerarsi e che spesso offre alta cultura e sperimentazione artistica. La nostra città è un unico grande organismo. Noi crediamo che Roma Capitale e i cittadini romani abbiano il diritto di essere coinvolti nelle scelte strategiche che riguardano Roma. La violazione dell'accordo di valorizzazione sottoscritto tra Roma e il Ministero nel 2015 e l'imposizione unilaterale e illegittima di scelte che hanno effetti su valori strategici per lo sviluppo della città e della sua comunità ci hanno spinto il nostro sindaco, i nostri assessori a presentare un ricorso al TAR del Lazio per chiedere una sospensiva e poi l'annullamento del decreto con cui il governo ha deciso di istituire una nuova struttura, il Parco Archeologico del Colosseo. Noi crediamo che la nostra città e i cittadini romani si meritino una politica che punti a ricucire lo strappo culturale che insiste tra periferia e centro storico. È inaccettabile che con la creazione del Parco Archeologico del Colosseo si vada invece verso l'individuazione di aree di serie A e di serie B. Nella riforma del ministro Franceschini, l'area del parco viene separata dal territorio che l'ha generata. Noi vogliamo invece ribadire che la nostra città è un unico grande organismo e che i turisti non sono i beneficiari esclusivi e naturali dei servizi culturali offerti sul nostro territorio. I fori non possono essere messi in una teca, non è un parco lontano dalla vita di tutti i giorni, al contrario. Il Colosseo e i fori e le aree incluse nel parco, nel nuovo parco, sono il cuore della città. Il patrimonio culturale deve essere una risorsa per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il tema dell'accesso alla cultura per noi è un tema fondamentale, basilare, radicato nella Costituzione italiana, nell'articolo 9, al quale non possiamo assolutamente andare in deroga. Se il diritto dell'accesso alla cultura è negato o ridotto, viene compromessa la piena ed effettiva partecipazione su basi paritarie. L'assenza di azioni che operano su un sistema che abbia una visione di tutto il sistema città sono cause di ineguaglianza. È impossibile negare che oggi Roma è il prodotto di scelte politiche fatte per promuovere un turismo mordi e fuggi, un turismo che generi PIL, ma soffoca e consuma il nostro centro storico. In tutti questi anni abbiamo assistito a una mercificazione dei monumenti. Noi crediamo invece che la nostra città meriti un turismo alternativo, un turismo sostenibile, in grado di garantire un'effettiva conoscenza della cultura locale e dell'offerta culturale diffusa su tutto il nostro territorio metropolitano e una partecipazione alla vita della nostra città. Per tutti questi motivi, Presidente e consiglieri, oggi più che mai serve una visione strategica al fine di evitare sovrapposizioni e soluzioni non condivise. Servono
riforme profonde e coraggiose, capaci di liberarne l'immenso potenziale sociale ed economico che deriva da una gestione del patrimonio culturale che lo integra nella vita civile della nostra città e culturale della nostra città, che non divide. Riforme necessarie a consentire a Roma di mettere la sua unicità al servizio dello sviluppo di tutto il Paese. Anche oggi, con questo atto, chiediamo e proponiamo una revisione dei contenuti dell'accordo di valorizzazione sottoscritto nel 2015 e del decreto del 12 gennaio 2017. A tutto il territorio comunale e poi metropolitano ne chiediamo l'estensione, con l'obiettivo di creare un unico organismo integrato su tutta la città. Roma è un grande museo diffuso, è cultura vitale, impossibile da tenere ferma, non può essere rinchiusa dietro cancelli, varchi, è un'archeologia, è arte, è un laboratorio, un sentiero, è l'artigiano, è il cittadino che va al lavoro, è festa, è una comunità. Grazie Presidente, grazie.